bisogna togliere il merito al Milano, che appunto ha spinto di più, ha, su tutto il terzo tempo e poi parte del secondo ha giocato, ha spinto con due linee, e ovviamente loro nelle gambe hanno, hanno un altro ritmo sicuramente. Noi, dopo aver fatto due tempi aiutati da Pilu, che ha parlato veramente bene, e magari anche con un po' di fortuna, dove abbiamo retto, abbiamo superato anche i momenti di difficoltà, il terzo tempo ci siamo persi, specialmente gli ultimi minuti, in giocate troppo, insomma, abbiamo perso troppi dischi brutti, insomma, che non possiamo lasciare a squadre di un livello superiore come il Milano. Si pagano, finché lo facciamo nel nostro campionato recuperiamo, qui non, una volta ti va bene, le altre le paghi. La cosa che può consolarci è appunto la prestazione di, dei primi due tempi, che abbiamo, dove abbiamo dimostrato e abbiamo, ci siamo dimostrati di poter, poter giocare a un certo livello contro squadre, magari non sarà la più forte dell'Alps, però appunto organizzata per una categoria, per due categorie superiori. E dobbiamo appunto guardare i lati positivi, quindi deve darci consapevolezza delle nostre potenzialità, dei nostri punti di forza e anche dei nostri punti deboli. Dobbiamo capire dove dobbiamo migliorare, dove dobbiamo lavorare, dove dobbiamo limare. Ci lavoreremo nei prossimi giorni, spero anche con, visioneremo un po' il filmato della partita e capiremo un po'. Rispetto agli anni della Serie A, tu e Marco siete un po' scambiati il ruolo, no? Nel senso che tendenzialmente tu in Serie A hai giocato molto come centro e lui molto come ala, con delle eccezioni, certo, perché entrambi potete svolgere tutti i ruoli, ma come mai quest'anno, fin dall'inizio, avete scelto questo ruolo che non è quello canonico, ecco? È un segreto? No, non è assolutamente un segreto, è... come centro bisogna avere le gambe. Io ormai non ne ho più tante, diciamo così, e quindi gambe e fiato servono. E allora sicuramente lui ha più gambe, più potenzialità, e quindi è meglio che sia lui lì a gestire il gioco e io a fare altro. A finalizzarlo come questa sera. Se va bene come stasera, se no altro comunque. L'alchimia tra noi tre comunque vedo che da quando siamo ritrovati insieme sta funzionando come era tempo fa, quindi spero di poi che si continui così. Spero che anche le altre linee che adesso abbiamo abbastanza stabili riescano ad amalgamarsi bene e arrivare preparati appunto al 9 e in seguito anche oltre. Yeah. Nei primi due tempi ci è mancata l'energia, ma dobbiamo riconoscere il merito del Valpellice di aver lavorato duramente, a differenza nostra. Ci siamo trovati a dover fare i conti con diverse falle e abbiamo dovuto giocare a due linee per battere gli avversari. Abbiamo giocato a due linee nell'intero terzo periodo. Penso che abbiano grande potenziale. Gardiol, Penna, Cordin e Bertin. Bertin è basilare per noi come difensore. Ritengo che tutti e quattro abbiano un futuro luminoso. Spero che possiamo dare un contributo alla loro crescita come giocatori. Devono acquisire esperienza e fare molta strada, ma apprezziamo il loro contributo. Ci hanno dato un buon apporto giocando minuti di qualità. Penso che Bertin sia il più importante per noi, effettua cambi regolari e ritengo che abbia un futuro nell'hockey di alto livello. Ah, sicuramente è qualcosa di mentale, l'approccio alla partita sapevamo che sarebbe stato, che il Valpellice sarebbe venuto fuori dando il 100% come è giusto che faccia, e noi stessi dobbiamo fare la stessa roba. Purtroppo logicamente non è stato, i primi due tempi sono stati difficili, il fatto che, come ha detto anche il nostro coach, siamo dovuti andare giù a due linee, giocare le prime due linee, ti dice quanto forti e quanto sono impegnati i ragazzi del Valpigol, che se uscivano con la vittoria sicuramente non meritata, quindi un applauso a loro, e alla fine siamo riusciti a vincere e non è andata bene, diciamo.
Ma l'hockey è qualcosa di mentale senza dubbio, perché tu già quando sali sul ghiaccio devi pensare che hai una chance di giocartela e di dare il tutto per farlo. Allo stesso tempo nella nostra situazione dobbiamo anche allo stesso tempo sapere che magari tecnicamente e anche numericamente non siamo a livello delle altre squadre dell'Alf, ma questo non toglie il fatto che dobbiamo andare dentro ogni partita al 100% e provare a impegnarci sia in allenamento che ogni partita, perché come dici te anche senza stranieri non è facile, ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato di poter vincere anche senza stranieri. Adesso dobbiamo riuscire a trovare la continuità e soprattutto l'approccio alla partita per noi è veramente fondamentale. Col Valperi ci abbiamo fatto l'ultimo anno che il Milano ha fatto in Serie A, sicuramente abbiamo fatto tantissime partite, semifinali di Coppa Italia, playoff, abbiamo giocato contro il Valpellice, venire qua è sempre stato, sia per la distanza che da Milano è anche la più comoda, ma anche per il pubblico è qualcosa che è sempre stato affascinante, interessante giocare qua rispetto alle altre zone d'Italia. Purtroppo adesso la Valpigola è nata con questo progetto da una divisione che magari non gli compete, ma speriamo che possa crescere e arrivare dove gli spetta.